Guardiamo l'Eurovision. Le cose che non sapevate sull'Eurovision Song Contest, ma Fabio sì, perché è l'unica che sentiva. Quanto entro? Nella storia dell'Eurovision nessun paese che si è esibito per secondo in finale ha poi vinto il contest. Cioè, a seconda esibizione è maledetta. Ma forse perché secondo in europeo si dice tipo morte. Una delle regole è che durante le esibizioni non si possono utilizzare animali. Ma anche perché chi ha mai pensato che andava con un rinoceronte sul palcoscenico? Come tiene buono? Lo fai brucare? Si mangia tutte le cave elettriche. Nel 1957 fu introdotta la regola che le canzoni non potevano durare più di 3 minuti. Questo a causa o per merito di un italiano, Nunzio Gallo, che cantò per 5 minuti e 11 secondi. Cioè, dopo la canzone Nunzio Gallo, grandissimo cantautore italiano, papà dei fratelli Gallo, hanno detto però forse è meglio che grazie a lui l'Eurovision dura il giusto. Il Lussemburgo ha vinto 5 volte l'Eurovision Song Contest, ma nessuno era del Lussemburgo. Nessuno. Nemmeno quelli che l'hanno visto. Nessuno nasce nel Lussemburgo. Ah, non so troppo Lussemburgo. Nel 1968 la canzone spagnola La 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 conteneva 168 la e vinse pure. Sta canzone faceva la 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 la. Succedono delle cose all'Eurovision Song Contest. Fabio, oui. No, devi andare. Mamma mia, era l'ultima. Ma perché? Che cosa stai facendo? Sto facendo curiosità, mi era tuo foglio. Prima mi dici una cosa e poi... sto fila, accorto. Non scassammo niente.